You got a fetish for my love. I'll push you out and you come right back. Don't see a point in playing. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gloria Fair e oggi vi farò vedere come edito le foto. Ciao a tutti, questo era Andrea che mi ha cercato di imitare. Sono qui oggi per, come avete sentito, per farvi vedere finalmente dopo variati mesi come edito le foto, perché il mio feed è cambiato. Siccome me l'avete richiesto e siccome ultimamente appunto l'ho cambiato, sto utilizzando molti programmi. Prima ne utilizzavo due o tre giusto per mettere qualche filtro. Adesso invece sto utilizzando programmi un po' più elaborati. Alcuni li ho pagati, infatti non vedo l'ora di farveli vedere perché sono veramente fighi. Bando alle ciance, vi faccio vedere subitissimo come edito le foto. Aspettate un momento, prima di iniziare rimediate subitissimo se ancora non mi seguite su Instagram, perché molto presto farò anche dei giveaway nascosti proprio su Instagram, quindi rimediate. Allora, come vedete qua ci sono un sacco di app. Nel vecchio How I Edit My Photo potete vedere le solite app. Qua invece vi faccio vedere appunto come faccio Facetune, con Facetune il viso, se devo modificare le occhiaie, la pelle, risaltare l'highlighting, insomma vado a levicare, poi vado a levigare, poi utilizzo toni per togliere le occhiaie, quindi seleziono la parte più chiara vicino all'occhiaia e copro la parte più scura, poi vado a rilevigare e sempre con lo strumento toni vado a enfatizzare l'highlighting. E niente, questa principalmente è l'app che utilizzo per il viso, per anche sistemare la luce a volte, perché noto che non mi rovina troppo la foto rispetto ad altre app che mi vanno a aumentare troppo la luminosità. Questa è molto bella, ci sono anche degli effetti carini se volete un effetto tridimensionale, mentre con RNA Films vado a mettere dei filtri più particolari, molto molto belli anche questi vintage, e lo utilizzo principalmente sia per i filtri che per l'effetto della tipo della classica pellicola vintage. Infatti, come vedete, dust significa polvere, la polvere sulle foto, e potete selezionare random la polvere e farla nera o bianca, mentre con quick shot vado a fare anche qua diversi filtri, dipende dalla foto, ne provo un bel po' di app prima di trovare il filtro giusto, e poi procedo con le nuvole se voglio un effetto strano. Però come vedete è bloccato, dovete pagare. Io faccio la furbata di andare a rimpicciolire la foto con le dita e vado a fare poi lo screenshot proprio della foto, che poi vado a ritagliare, quindi è una bella sbatta, però è molto carino l'effetto e non ho pagato niente. L'unica pecca è che si sgrana un po' la foto, infatti se zoom si vede che non è molto dettagliata, però vabbè. L'altra app che uso invece è Afterlight, anche questa è molto molto bella per i filtri, ce ne sono un sacco, potete giocare anche qua sull'intensità. Ma un'altra cosa che utilizzo di questa app anche qui è la polvere, la polverina delle classiche foto vintage, oppure ci sono degli effetti molto carini che simulano le luci o flare, oppure l'effetto bokeh, insomma un sacco di cose stupende. Come vedete qua invece c'è la signora app delle trashate, scherzo, a me piace un sacco, si chiama PixArt ed è quella che sto utilizzando ultimamente per appiccicare i file in PNG, che sarebbero quei file che non hanno sfondo, quindi che potete infilare ovunque, fare caricature, insomma un po' quelle cose divertenti. Infatti qua sto mettendo un bellissimo arcobaleno e con la cosa cancella lì, insomma l'attrezzino per cancellare, tipo un pennello, andate a selezionare la parte dove volete cancellare l'immagine. È molto bella se dovete fare dei fotoritocchi anche con tipo una luna. Io ho fatto la foto alla luna, che dopo ve la faccio vedere, e la piazzo sulla foto che ho già scattato, perché la foto che avevo scattato ovviamente non si vedeva la luna, però vabbè, a fine video lo vedete meglio. Con Glitch invece, non ho mai capito come si pronuncia, faccio tutti gli effetti strani che mi vedete anche nei mini video sulle storie di Instagram. Potete fare le foto, potete fare le gif, potete fare anche qua i video, come vedete ci sono tutti questi effetti super Tumblr top, molto bello veramente. Ad esempio vi faccio vedere la chicca per avere le foto che cambiano colore, e non tutti la sanno questa cosa: LCD. Voi selezionate il tastino GIF, poi pigiate sull'1, quindi il primo frame, e non fate niente, poi pigiate sul 10 e
praticamente l'ho portata alla fine. In questo modo, facendo play, lui vi fa tutta la scala di colori e diventa una GIF. La salvate, la potete mettere ovunque vogliate. Poi ci sono un sacco di altri effetti veramente bellissimi. VHS invece l'avevo scaricata perché volevo fare dei video anche qua, sempre anni 90. E come vedete vi fa il video anni 90. Poi c'è Visco Cam, VSCO Cam, anche qua bellissima perché c'è un sacco di effetti, ma la utilizzo principalmente per la grana. Anche questa è l'unica app che sgrana, cioè che fa proprio la granatura della pelle senza farla troppo finta, cioè mi piace un sacco. Poi c'è questa nuova app che adesso non ho letto il titolo, Color Story, comunque è nuova. E con l'effetto pennello, no? Voi disegnate, poi ci sono sotto tutti questi stili che potete dare, tutti questi colori che potete dare al vostro pennello o alle vostre scritte, e sono qualcosa di wow, dovete scaricarvela, cioè è bellissima. Purtroppo a pagamento, ma cioè i soldi li vale tutti. Ho comprato anche un pacchetto per gli stickers, ci sono, vedete, gli effetti marble glitterati, cioè è veramente un'app stupenda se volete fare anche qualcosa di, non lo so, artistico. Poi ci sono tutte le scritte, i font, ci sono anche ad esempio qua sto scrivendo rainbow, poi ci applico un fondo tipo di un pennello già fatto e potete lasciarlo o colorato o nero, o aumentare l'intensità o l'opacità. Io ad esempio lo metto un po' così degradé e lo metto sul fondo schiacciando questo tastino in alto, quindi sposto i livelli della foto. E poi con questi stickers vi divertite, ce ne sono tantissimi, come vi ho detto io ho comprato anche il pacchetto di quelli un po' magici. E basta, questo è quanto. Questa è un'app veramente bella, ve la stra consiglio, soprattutto perché adesso vanno un sacco di moda queste foto, sono tornate di moda le foto con le scritte, le GIF, tutte queste cose. La moda torna sempre, ragazzi. Questo è quello che vi dicevo prima, ossia la foto con la luna che ho fatto, che vi ho messo anche qua nelle stories. Questa, come vedete, è la foto che ho scattato, la foto reale, e questa invece è la foto modificata. Come vedete, gli ho appiccicato sopra una luna con PixArt, poi ho messo i vari filtri, l'ho sgranata un po' e questo è il risultato. Mi piace tantissimo, ho messo anche le nuvole. Qua ci sono degli esempi di foto che ho fatto ai gioielli della mia amica Roby RVA Jewels, andateli assolutamente a vedere perché li vende, sono spettacolari. E ovviamente, essendo una mia amica, cerco di aiutarla come posso, perché secondo me merita tantissimo, i suoi gioielli sono bellissimi. Quindi questo era il video, spero che vi sia piaciuto. Ho già finito. È strano registrare le due parti attaccate, no, perché voi dovete capire che la parte registrata è dopo, quindi io devo registrare la parte iniziale e la parte finale del video. E fa ridere. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciatemi un bel like, un bel pollice in su e fatemi sapere come vi trovate con queste app, se le editate o se trovate fighi questi aggiornamenti sulle foto. Passiamo alla posta di gloria. Saluto Mariam Bengue. Mi dispiace, ogni volta non metto il vostro, troppo sbatti, no? Fare le foto ad ogni singolo nome, quindi ve li leggo malissimo, scusate la pronuncia. Comunque, ciao Mariam, e dimmi se la pronuncia è giusta, Mariam o Mariam, fammi sapere. Quindi ciao, un bacio. Poi saluto Baby Doll, che tra l'altro il suo commento non l'avevo ancora letto. Che cazzo è caduto? Comunque ciao anche a te Baby Doll. Mua. E poi saluto 925 Alla, con la A maiuscola. E poi per ultima saluto Patrilina 81. Un bacio. E niente, se volete essere salutati anche voi nella prossima posta di gloria, che in ogni video faccio la posta di gloria, oramai è ritornata dopo tanti anni che non la facevo più, scrivete qua sotto con cosa editate le foto. Voglio sapere i programmi che utilizzate voi per editare le foto e usate l'hashtag la posta di gloria per essere salutati. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto di nuovo, ci vediamo al prossimo. Mua! Ciao! Saluta Andrea! Ciao!